Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Scusate, ma mi fa un po' strano parlare perché dietro c'è il mio fidanzato che sta sull'amaca e sta facendo delle facce strane. Comunque, noi siamo venuti in Foresta Umbra, che è questa foresta che sta nel Gargano, completamente differente da tutto il resto che c'è intorno. Sembra un po', una foresta presa da qualche zona montuosa e trapiantata qua, diciamo, nel Gargano. C'è proprio un fresco fantastico qui, si sta benissimo come temperatura e c'è un bellissimo laghetto qua davanti. Poi più tardi vi ci porto. Abbiamo il nostro angolino, ci siamo messi un asciugamano ampio e ora mangiamo. Abbiamo preso in un forno qua della zona la focaccia. Allora, per pranzo abbiamo preso questa, che in realtà io la chiamo pizza, ma credo che in questa zona si chiami proprio focaccia perché è la pizza quella appunto un pochettino più alta e spessa. Questa è con le cipolle e olive nere e poi c'è questa che credo sia proprio la focaccia tipica barese, questa qua rossa con i pomodorini. E poi abbiamo anche questa, patate e zucchine. Allora, focaccia mangiata era deliziosa, soprattutto quella rossa, quella focaccia proprio quella barese, buonissima, super promossa. E adesso vi volevo portare qua giù al laghetto per farvi vedere che ci sono anche un sacco di tartarughe e stanno tutte qua a riva. Ora, tra poco ve le inquadro. Vedete quante? Guardate quante. Che carine. E questo è il laghetto. E comunque questa foresta si chiama Umbra perché questo termine, sì, credo in passato appunto significava ombroso, non perché appunto si trovi in Umbria. E ora torno alla nostra postazione. Noi ci siamo accampati lì, lì c'è il mio fidanzato sull'amaca e poi là, non so se ora li vedete, comunque là ci sono dei camioncini che vendono prodotti tipici e poi magari dopo andiamo a vedere. Ora mi metto qua sdraiata sull'asciugamano e mi metto a leggere un libro. Eccomi qua. Allora, mi sono distesa qua sull'asciugamano. In realtà non è comodissimo perché poi sotto ci sono tutti questi legnetti e non è molto comodo. Avevo portato anch'io la mia amaca, ma mi sono dimenticata a casa le corde per legarla. E sì, vabbè, ridi, e quindi nulla, sto qua in punizione. No, in realtà quell'amaca dove è adesso il mio fidanzato va bene anche per due persone, quindi forse dopo andrò lì anch'io. Però vabbè, adesso mi metto qua distesa a leggere. Oggi inizio questo libro qua, Padre ricco, padre povero, e di Robert Kiyosaki. È un libro molto famoso, in realtà non so se l'avete mai sentito, parla di finanza personale, però diciamo secondo me è un libro che può essere che serve proprio come crescita personale, ecco. E nulla, adesso lo inizierò a leggere. Comunque vi volevo far vedere che il Botox ancora non ha fatto effetto. Oggi è sabato e io l'ho fatto giovedì pomeriggio e vedete che riesco proprio ancora a muoverli come l'altro giorno, ma è normale questo, quindi vediamo se tra domenica e lunedì, quindi tra domani e dopodomani, si attiverà. Questo comunque è il libro per chi fosse interessato. Che bell'uccellino. E questo è quello di cui parla, ecco, proprio per avere il giusto atteggiamento responsabile al denaro. È un libro che dà proprio un'educazione finanziaria responsabile. Noi ci siamo rivestiti, mi vedete con questo giaccone pesante perché abbiamo la moto.
E poi tra l'altro ho anche un altro gilet che è quello che ha l'airbag. Comunque adesso stiamo tornando alla moto, iniziava a fare anche un pochettino di freddo qua e poi alla fine mi sono messa sull'amaca a leggere il libro e siamo stati tutti e due sull'amaca insieme. E ora mi voglio fermare qua che c'è una bancarella che vende tutti i prodotti artigianali fatti in legno e poi nulla, torniamo a casa con la moto. Eccola qua questa. Buonasera. Casco messo, ho preso una cosina lì alla bancarella, poi più tardi ve la faccio vedere e ora ci mettiamo in viaggio e torniamo a casa. Buongiorno a tutti. Questo è il giorno dopo rispetto alle clip che avete visto ieri. Poi ieri in realtà non abbiamo fatto molto, siamo tornati qua a casa, ci siamo rilassati sul divano e con un bel film. E oggi è domenica e stiamo per andare a fare la spesa. In realtà è tardissimo, sono le 11:30, ce la siamo presa con molta calma. Intanto ho pulito un pochino tutta casa, mi manca solamente il robottino, quindi che deve aspirare per terra, però quello poi lo attiviamo direttamente quando usciamo. Lì, come vedete, c'è lo stendino perché ho fatto una lavatrice ieri sera tardi e quindi l'ho messa direttamente nello stendino piuttosto che stenderla di fuori in balcone. E nulla, poi oggi pomeriggio mi aspetteranno un po' di panni da stirare, ce l'ho già lì sopra al tavolo. In realtà io non stiro tipo le lenzuola, queste cose qua, le stendo bene e poi le piego altrettanto bene in modo che non le devo stirare. Però ci sono proprio delle bluse o camicie che quelle per forza vanno stirate, quindi oggi pomeriggio mi tocca. E adesso andiamo a fare la spesa. Volevo provare un nuovo supermercato che in realtà io non ci sono proprio mai stata. Voglio andare all'MD e vedere un po' lì come sono i prezzi, i prodotti, vediamo se ci troviamo bene o meno. Di solito io vado o da Lidl o all'Eurospin, oppure per alcuni prodotti mi trovo molto bene alla Conad o alla Coop. Ora vediamo lì all'MD, non so neanche in realtà se vendano cose di marca anche come alla Lidl o solamente diciamo altre marche tipo l'Eurospin. E poi più tardi vi faccio vedere quello che prendo. In realtà non dobbiamo fare proprio una spesona grossa, tipo di fresco, perché oggi è domenica, domani saremo sì qua a casa e poi martedì vogliamo andare qualche giorno ad Ischia e quindi ecco, però in realtà l'acqua la stiamo finendo, ci sono rimaste due bottiglie veramente, il latte è finito, terminato e quindi ecco, queste cose a lunga conservazione bisogna per forza prenderle. Vediamo lì come ci troviamo. A più tardi. Allora, vi faccio vedere l'outfit prima di uscire perché è semplicissimo. Niente, sto registrando. Perché è semplicissimo, però secondo me merita. Perché questa blusa non l'avete ancora mai vista, l'ho sempre presa al mercato, pagata sempre 2 euro, però l'ho presa l'altro anno e è di mango. Guardate quanto è carina. Ora mi metto più lontana così vi faccio vedere proprio tutto il look. Allora, questa, cioè io la adoro, è fatta così a portafoglio e poi vabbè si lega qua. Ho messo i soliti jeans, quelli dell'altra volta, che mi piacciono tantissimo. E poi ho messo queste zeppe color caramello. E secondo me è molto carino come look. Avete presente che vi avevo detto che erano le 11:30 e stavo andando a fare la spesa? Bene, ci siamo andati alle 13:30 a fare la spesa e volevo andare da MD, ma MD a quanto pare poi chiude, a quell'ora riapre alle 16. Quindi alla fine siamo andati da Lidl a fare la spesa, però in realtà ho trovato delle cose interessanti, dopo ve le faccio vedere, anche perché adesso si sta cuocendo il pranzo e tra poco mangiamo, abbiamo tantissima fame perché ora vi faccio vedere che ore sono. Vi faccio vedere direttamente qui che ore sono e noi ci stiamo per mettere a pranzo.
Allora, pranzetto in cottura, questo è il filetto di casa, dei miei vitelli, insomma, della mia campagna ed è buonissimo. Ora l'ho sfumato, si è già cotto, però sta sfumando con un po' di vino rosso. Qua intanto ci sono le zucchine che si stanno cuocendo, anzi, fatemele girare un attimino, e mi piacciono un pochettino rosolate poi, quindi adesso le faccio cuocere ancora un po'. Ci ho messo l'aglio, olio e prezzemolo. Questo è di casa, è il melone gialletto o melone giallo, non so bene come lo chiamate. E l'abbiamo mangiato uno ieri sera ed era proprio dolcissimo, buonissimo. Ce ne siamo portati un po', ecco, abbiamo fatto la scorta da portarci qua in Puglia. Poi qua intanto io ho apparecchiato la tavola, molto semplice. Questo pane mi piace moltissimo, è il pane di Lidl. Nel frattempo che io registro, lì c'è il drone che sta registrando me. Poi noi siamo venuti qua al mare, sono circa le 19 e oggi alla fine non ho concluso nulla perché abbiamo mangiato tardi, poi ci siamo messi sul divano, abbiamo guardato Non ci resta che piangere, quello con Troisi e Benigni, carinissimo, la scena quella della dogana mi ha fatto morire dal ridere. Comunque è su Netflix e nulla, e adesso siamo venuti qua, poi vabbè ci siamo riposati e qua si sta benissimo al mare, non c'è veramente nessuno. Qui c'è anche una luce molto bella in realtà a quest'ora. Ora mi metto un po' a leggere, mi rimetto a leggere il suo libro che vi ho fatto vedere ieri e poi tra l'altro ci siamo portati anche due birre. Queste qua che piacciono tanto, ci piacciono entrambi. E poi oggi da Lidl abbiamo preso queste treccine. Facciamo uno snack, un aperitivo qua sulla spiaggia. Comunque stavo pensando che non sono una persona di parola, o comunque da questo video che sto girando oggi almeno non lo sembro, perché comunque ogni cosa che vi dico, che faccio, che vi faccio vedere, poi alla fine la smentisco subito dopo nella clip successiva. Nulla, non vi ho fatto vedere ancora la spesa che ho fatto, anche se ho trovato delle cose molto carine in realtà oggi da Lidl. E con il fatto che ve lo volevo far vedere in un video, non le ho ancora messe a posto, perché comunque, come vi ho detto prima, ho comprato giusto tre cose di fresco, giusto degli affettati, e poi tutto il resto è in scatolato, e comunque sono tutte cose da mettere nella dispensa. E siccome appunto ve le devo far vedere, stanno ancora lì nei bustoni. E quindi stavo pensando che in realtà questo video credo che verrà un pochino troppo lungo e a questo punto non ve la faccio vedere la spesa in questo video. Fatemi sapere voi se è qualcosa che vi può interessare, tipo uno svuota la spesa. Però magari ecco di cose solamente un pochettino più particolari o delle offerte, ecco, non è che vi faccio vedere l'acqua che ho comprato piuttosto che il latte. E quindi nulla, fatemi sapere voi. E comunque si sta proprio bene qua, c'è una bellissima temperatura. Queste diciamo che sono le serate che noi preferiamo, ecco. Al mare a noi piace venire quando non c'è il sole che scotta, quindi in orari non convenzionali. E o la mattina molto presto, ma in realtà quello piace a me perché a lui no. E oppure la sera, ecco, il pomeriggio, in tardo pomeriggio, quando tutti se ne vanno, noi veniamo al mare, siamo qua con il nostro asciugamano e ci rilassiamo qui. È scesa la notte comunque e non abbiamo potuto vedere il tramonto perché ovviamente in questa parte di costa
Adriatica, non c'è il tramonto, che peccato. E ora forse voi vedete più illuminato di quanto in realtà sia. C'è il drone che mi sta volando qua intorno, spero mi sentiate. Comunque adesso abbiamo deciso di andare poi in una gelateria che sta qua, tutta questa parte illuminata che vedete è Manfredonia, e a Manfredonia fanno i gelati migliori che io abbia mai assaggiato, veramente. Se passate da qua, magari per andare nel Salento in estate, io vi consiglio vivamente di andare da Tommasino, che è una gelateria che fa un gelato fantastico, pazzesco. E dopo Tommasino vi consiglio anche la gelateria Bamara, si chiama così. Infatti noi stasera andremo lì perché ho appena scoperto un gusto buonissimo che piace un sacco al mio fidanzato, e perché mi sono fatta fare due vaschette da un chilo ciascuna con un sacco di gusti diversi, e lì abbiamo poi scoperto dei gusti che ci piacciono molto. E siccome io non mi ricordo qual è questo... Dai! Vabbè, mi è appena volato il drone sopra la testa. Siccome non mi ricordo qual è questo gusto che ho preso, a lui piace tantissimo, e è un gusto al cioccolato e gli ricorda tanto le fave da morto, che sono dei biscotti tipici della nostra zona nel Lazio. E a me personalmente non fa impazzire questo gusto, ce ne sono altri che ho scoperto che mi piacciono molto. E comunque appunto stiamo andando in questa gelateria per scoprire il nome di questo gusto e capire anche gli ingredienti. E io nel frattempo mi sono aperta una birretta e l'altra è rimasta ancora chiusa perché non gli va, e mi bevo la mia birretta e poi andiamo, siamo con la moto, andiamo lì, ci prendiamo il nostro gelatino e poi torniamo a casa. Oggi è lunedì, questo vlog non ha più una fine, ma ora lo termineremo. Comunque vi volevo dire che ieri poi alla fine siamo andati in gelateria, abbiamo scoperto il nome del gusto e si chiama Alba Chiara, è fatto con le nocciole tostate, e ve lo consiglio se passate da Manfredonia per andare nel Salento o comunque per andare in vacanza da qualche parte. Vi consiglio questa gelateria Tommasino in primis, soprattutto per il pistacchio, e poi questa gelateria dove siamo stati ieri sera. Aspettate un attimo che giro, sto facendo il pranzo, c'è l'acqua, c'è la pasta proprio che l'ho già buttata, si chiama Bamara, e il gusto che piace al mio fidanzato, a me sinceramente non fa impazzire, comunque è buono, si chiama Alba Chiara. Invece quello che amo io è il triplo cioccolato, con cioccolato bianco, cioccolato fondente e un'altra tipologia di cioccolato, ma cioè, si sente proprio quando lo mangiate il cioccolato fondente, che è molto più denso ed è un mix perfetto. Allora adesso vi voglio far vedere velocemente alcuni prodotti che vi consiglio. Ho pensato che così forse è più carino, piuttosto che farvi vedere, come vi ho detto ieri, non so, la pasta, il latte, insomma queste cose basilari che un po' tutti abbiamo dentro casa. Vi volevo far vedere un po' di cosine che abbiamo già provato poi ieri sera, quindi vi posso dare già un feedback. Allora, adesso alla Lidl trovate queste, che sono delle cioccolate dell'Angelica. Vi metto direttamente il close up qua per fare prima, ecco qua, e una è bocciata e una è promossa. Allora, questa qua marrone con il tappo marrone e noci del Brasile è bocciatissima, almeno per quanto mi riguarda, mentre quest'altra è promossa. È promossa, è molto più simile al sapore della Nutella per intenderci, e si sente molto di più questo sapore di cacao, mentre l'altra rimane un pochettino più, sapore un pochino più di erba, non so come dire. Poi vi segnalo che da Lidl trovate il peanut butter della Fiorentini, questo qua con il tappo marrone, io sinceramente non credo di averlo mai provato, qua dice che è creamy, quindi non dovrebbe avere i pezzettini dentro, rimane più proprio cremoso senza pezzettini, credo sia comunque buono. Poi altro prodotto che vi segnalo, trovate questa linea della Kapper da Lidl, ci sono varie
vari gusti. Io ho preso questo che diciamo dovrebbe conciliare un pochettino il sonno, rilassare, insomma, la classica tisana prima di andare a dormire. E sinceramente a me è piaciuta, si sente molto il sapore della lavanda. Per esempio a mio fidanzato non è piaciuta, ha detto che sa un po' di piedi, però vabbè, in realtà no, è buona. Si sente proprio anche dall'odore, ha un buon profumo di camomilla, di lavanda. Ecco, la lavanda non so se può piacere, se piace, ha un buon retrogusto di lavanda. Sempre da Lidl c'è anche questo, sempre linea dell'Angelica. Trovate questa, la tisana, però da mettere in acqua fredda. Viola, liquirizia e vaniglia. Mi è piaciuta, molto, molto buona, proprio fresca. Ce la dovete far stare un pochettino di più, tipo sui 7 minuti. E io personalmente poi, siccome l'acqua è ormai la teniamo a temperatura ambiente, non la lascio in frigo, ci ho messo poi anche dei cubetti di ghiaccio ed era veramente molto buona, ve la consiglio. Sempre da Lidl trovate le confetture, queste qua della Rigoni d'Asiago, a me piacciono tantissimo, c'era solamente questa alle arance amare, l'ho presa. Poi sono tutti, ora i prezzi non me li ricordo, comunque. Sono tutti prodottini che erano in offerta, comunque ho guardato bene e i prezzi erano abbastanza convenienti. Poi da Lidl ho trovato di nuovo questo, dovrebbe essere disponibile un po' in tutti i Lidl. L'ho preso anche se noi ce l'abbiamo, ma se vi ricordate ne avevo prese due confezioni, una l'ho riportata indietro, questa l'ho presa da portare poi ai miei. Nel frattempo ho spento i peperoni, sono pronti, manca solamente la pasta e vi volevo far vedere queste altre due tisane dell'Angelica che non ho preso da Lidl, ma le ho prese. Eccole qua, le ho prese da acqua e sapone l'altro giorno. Qua l'acqua e sapone che c'è qui rivende anche queste tisane. Quello che c'è da me nel Lazio, per esempio, non ce le ha. Credo dipenda un po' dalla grandezza anche dell'acqua e sapone. Allora, questa qua bocciata. Bene, mi sono accorta ora che invece di spegnere i peperoni avevo spento l'acqua della pasta, ma comunque adesso ho subito rimediato. Dicevo, questa per quanto mi riguarda bocciata, non si sente bene poi il sapore della pera e della cannella, cioè si sente che sarebbe un buon sapore, ma non si sente poi così forte, è molto blando, quindi per me è bocciata. Mentre quest'altro è il matcha vaniglia e lo potete fare sia con l'acqua che con il latte caldo e io lo faccio con il latte già montato, tipo a mo' di cappuccino, poi ci metto questa e viene buonissimo. Si sente tanto il sapore della vaniglia e un pochettino, poco, questo sapore del matcha tea. Quindi io questa ve la consiglio, a me è piaciuta. Non l'ho ancora provata con l'acqua calda, ma già solamente con il latte caldo è fantastica. Ora per l'inverno sarà perfetta. L'ultima cosa che vi volevo dire, ecco, non è che ve le volevo consigliare perché comunque sono delle piadine, semplicissime piadine, quelle della Lidl, però siccome anche io guardo i video svuota la spesa su YouTube per prendere ispirazione, vedo sempre giustamente che le persone si meravigliano del fatto che queste piadine stiano diventando man mano sempre più striminzite e piccoline. Quando vedete il packaging è molto grande, insomma, non c'è bisogno di farle così piccole. In realtà è una strategia di marketing, si chiama shrinkflation e che significa? Significa che loro per fare margine, visto che i prezzi sono aumentati della farina, insomma, di qualsiasi cosa, per fare margine ti mettono meno prodotto all'interno del packaging e tu magari paghi sempre lo stesso prezzo o non so, io ora me ne sono accorta nelle piadine, però sicuramente ci saranno altri prodotti, anche la pasta o anche per esempio i succhi di frutta. Ti mettono meno prodotto all'interno, il prezzo rimane invariato oppure purtroppo ultimamente sta anche crescendo. Perciò ecco, era semplicemente una cosa che vi volevo dire, che io l'ho scoperta nel periodo del Covid informandomi e leggendolo e prima non la sapevo e magari c'è qualcuno che ancora non lo sa e si meraviglia appunto di queste piadine così piccole. Ultimissima cosa, perché ora devo scolare veramente la pasta che è pronta tra un minuto, vi volevo far vedere quello che ho preso quel giorno in Foresta Umbra. È uno screen, cioè quel giorno, l'altro ieri, uno scrigno in legno
e colorato con questo bel fiore con la scritta felicità, molto carino. Bene, ragazze, io vi saluto, adesso devo scolare la pasta e ci vediamo al prossimo vlog. Mi raccomando, fatemi sapere se vi è piaciuto e ci sentiamo qua sotto nei commenti, mettete un mi piace se vi è piaciuto ovviamente il video e iscrivetevi se non siete ancora iscritti. Ciao!